Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora, qui c'è Gabriele. Dove sei? Si nasconde. E qui lo vedete? E qui c'è Pia. Noi ci siamo svegliati. Pia ha già fatto colazione, adesso ve lo faccio vedere. Aspettate. Ecco qua. E lì c'è Gabriele che scappa via. Ha già fatto colazione, mentre le davo il latte stavo guardando il video di Chiaretta Alfredo. E adesso stavo guardando il video di Tammy Moon che vi consiglio di andare a visitare il canale. Vi lascio magari qui sotto nell'info box il link per andare a vedere i loro video che stavo guardando io. E intanto così se non conoscete i loro canali potete andarli a visitare. Niente, stamattina farò un po' di lavori, adesso devo piegare i panni che sono asciugati stanotte, ieri sera. Sta già andando un'altra lavatrice, devo scaricare la lavastoviglie e i bambini devono fare i compiti. In questo momento rimpiango, cioè non è che rimpiango. Ma sarebbe stato bello se erano tutti molto piccoli e andavano solo all'asilo. Perché è veramente stressante stare dietro a tutti quanti i compiti, a tutto quanto. Però cosa ci dobbiamo fare? E questo è così dobbiamo fare. Quindi adesso appunto vado a piegare, a fare, a Eccoci brigare. qui, Pia, guarda, fatti vedere. Ma che bella patatina! Eh sì, sei bella! Vabbè, ho finito di piegare i panni, là c'è la bacinella e avevo due lavatrici da piegare e adesso mi metto vicino a Gabriele, così visto che è l'unico sveglio, fa i compiti velocemente e poi e basta. Non è neanche tanto tardi. Ho guardato, sono le 10, quindi se si sbriga che non c'è nessuno che gli rompe le scatole, lui fa veloce. Eh sì? Eh? Dov'è Pia? E basta. Fatti vedere, ma perché ti... Quanto sei cresciuta? Diglielo, ma gli occhi mi sono rimasti chiari. Sono l'unica, i miei fratelli infatti sono arrabbiati. Era. Au. Aia. Mi ha dato un colpo e basta. Vabbè, adesso andiamo a fare i compiti. Andiamo ad aiutare Gabriele a fare i compiti. Ci vediamo dopo per il pranzo. Praticamente qui c'è il brodo di Pia, l'ho fatto solo con patata, carota e cipolla, poi qui c'è l'acqua dove adesso devo andare a versare, vi faccio vedere il riso, quello che avevo preso al Lidl, che ve l'ho messo un po' tardi ma alla fine, grazie, l'importante è che sono riuscita a mettervi il video. Anche perché avete già visto certe cose, non avevate ancora visto il video del Lidl. Adesso lo vado a mescolare con questo.
così. E poi devo qua la cipolla che si sta bruciando. Allora, qui è per noi, diciamo, per me è qualcun altro. Qui è risotto con i funghi. Allora, adesso qui vado a mettere un po' di pasta per Gabriele. Ormai la pasta risottata è diventata... Ma perché, come vi dicevo, si è rotto il lavandino e quindi in qualche modo la dobbiamo fare. Poi vado a mettere un po' di acqua qua prima che si brucia. Ok. Adesso poi ci mettiamo un coperchio. E adesso invece qui devo andare ad accendere, portare a bollore, e c'è scritto sopra, e praticamente cuocere a finché, portare a bollore mescolando di tanto in tanto, cuocere a fuoco basso per 15-16 minuti fino a che non si raggiunge la consistenza desiderata. Perciò adesso vado a mettere un coperchio, così va a bollire. E qui diamo una mescolata alla pasta di gambri. Allora, lì c'è la pasta di Gabriele. Insieme ho messo anche una scatoletta di tonno all'olio vegetale piccante, divisa tra la sua pasta e la nostra. Qui c'è il risotto con i funghi, che in pratica è cotto per assorbimento. È buonissimo. Ve lo faccio vedere da vicino, è veramente buono. Ha ragione Sabrina. Qui c'è la nostra pasta e qui c'è il brodo per Pia, che finalmente si è svegliata, così le preparo da mangiare. Allora, abbiamo pranzato, è piaciuto a tutti, abbiamo finito tutto, pasta, riso, non c'è più niente. Adesso cambio Pia, che ha fatto la popò, e poi Sabrina si mette a fare i compiti, Gabriele deve finire due schede. Una cosa che devo fare delle operazioni. Sì, vedi che non è finito. E li fa anche Giada. Io volevo stirare, ma non so se ci riesco. E poi ci mettiamo. Vabbè, ma non si può andare già a giocare. Poi dobbiamo fare l'arcobaleno. Non possiamo farlo adesso. Non possiamo farlo oggi, però possiamo. Faremo sicuramente dei muffin dolci. E poi iniziamo a preparare gli ingredienti per fare i muffin salati per questa sera a cena. Sì. Quindi adesso bando alle ciance, muoviamoci, se no non riusciamo a fare tutto. No. Adesso dobbiamo pesare, quindi ci serve la bilancia. Allora, stiamo preparando un plum cake con gocce di cioccolato. La ricetta sul canale YouTube Delizie e Fantasia. I bambini fanno un sacco di rumore, quindi può darsi che magari vi stoppo ogni tanto e vi faccio vedere solamente i passaggi più importanti. Gli ingredienti ve li lascio a lato, qui dove si vede la mia mano col latte, così non vi perdete, perché loro fanno un po' di casino e quindi per non farvi sentire tutto il caos. In pratica rendo crema il burro, poi aggiungo lo zucchero, un uovo alla volta, la vanillina, poi la farina e il lievito setacciato. In burro e in farina una teglia da plum cake, ci verso il composto e poi sopra vanno a mettere le gocce di cioccolato. Adesso invece andiamo a preparare dei muffin salati senza glutine per cena,
E l'ho preso dal sito Agrodolce, penso che si chiama così il sito. Comunque vi lascio il link sotto in descrizione. Io l'unica cosa che cambio è la farina, perché appunto io li faccio senza glutine, invece qui sono col glutine, se ci andrebbe la farina 00. Quindi adesso procediamo, vi faccio vedere, vi faccio i passaggi veloci, ma poi tanto vi spiego tutto. E quindi adesso partiamo a preparare la cena. Usiamo gli ingredienti. Allora, mettiamo gli albumi dentro la ciotola, ci grattugio un po' di formaggio. Giorgia prima mescola con la farina e intanto affetto il porro, trito i pomodorini secchi. Poi Giorgia taglia le olive, mescoliamo tutto quanto, abbiamo fatto due impasti. E poi vado a mettere nei pirottini e poi li andiamo a infornare. Ecco qui i muffin pronti, ne sono venuti 10 alle quelli con le olive, diciamo, e 10 con i pomodorini secchi. E niente, hanno le forme un po' strane, però almeno speriamo che sono buoni. Vi faremo sapere. Qui invece c'è il passato di verdura pronto e qua invece c'è la pappa per Pia. Oggi inizio il video un po' più tardi perché sono le... Ah, l'ho visto adesso, le 6, 6:20 così. E tanto per cambiare iniziamo mentre cucino. Oggi una preparazione diversa, non cucino per la cena o per il pranzo, ma sto preparando il pane per noi, il pane con il glutine. Qui sto facendo sciogliere... Mi viene adesso il lievito in 300 ml di acqua tiepida. Lì ci sono 300 grammi di farina, o no, 500 grammi di farina, scusate. E, ce ne sono 290 Manitoba e il resto, quindi 220 integrale. Scusate Manuel, ma urla e quindi sta giocando a Fortnite, odio questo gioco, sappiate. Qui ci sono 50 ml di olio, fatto metà extravergine di oliva, metà di oliva e basta. E poi vabbè, lì c'è il sale. Allora, la ricetta l'ho vista sul canale YouTube di Life e Chiara. Vi lascio il link sotto per andare a vedere il canale. Io lo seguo già da un po' e mi piace. Ogni tanto ho già fatto qualche altra ricetta, anche se magari non l'ho detto qui su YouTube, insomma. Comunque adesso vado avanti e userò la signora Planetaria, se no cosa l'abbiamo presa a fare? Ora, il cavalletto non lo posso usare perché, aspettate, eh. Lo sta usando Giorgia per girare il suo video, quindi io mi devo arrangiare così. Ho appassionato la planetaria 1 e ho versato l'olio a filo. Adesso piano piano, ce n'è ancora un po' qui, quindi devo andarlo a versare bene tutto e poi andrò a versare piano piano anche il composto, quindi acqua e lievito. Allora, ecco, come vedete l'impasto adesso è pronto.
Adesso prendo la spianatoia, quella che ho preso da Epicasa, e gli do ancora un'impastata a mano, o forse no, non lo so. È la prima volta, non so cosa fare. Vabbè, adesso vediamo, lo sento e vediamo. L'ho solamente un po', diciamo, preso in mano, mosso un po' per fare questa bella pallina. Adesso la copro con la pellicola, la metto nel forno a lievitare, ma prima il forno lo accendo. È caduto il telefono sul pane. Ma prima il forno lo accendo a 20 gradi, lo lascio scaldare, appena è caldo lo spengo e, e ci metto poi questa dentro. Aspettiamo che il pane lievita, Sabrina fa degli altri compiti. Intanto io preparo la cena. Allora, qui ho messo un filo d'olio e questi cubetti di soffritto che ho fatto l'altro giorno, e adesso vado a tagliare a cubettini questo petto di pollo e ce lo metto dentro, così lo faccio rosolare, e poi ci metto giù il sugo, così da fare il sugo appunto con la carne per la polenta. Adesso che è bella rosolata dappertutto, vado a mettere un po' di cipolla in granuli e un po' di noce moscata e basta, perché poi vado a mettere già la salsa, quindi non voglio che poi abbia un gusto, anche perché molte di voi nei meal prep mi hanno detto di non esagerare con le spezie, che ne mettevo troppe. In effetti è vero. E quindi sto cercando di regolarmi e quindi niente, quindi ho messo solamente un po' di appunto noce moscata e un po' di cipolla in granuli. Adesso aspetto 2 minuti e poi vado a mettere la salsa. Ho messo anche un po' di salvia. Adesso qui andiamo a mettere con Giada l'acqua, perché poi facciamo la polenta come la fa fatto in casa da Benedetta. Ora, intanto che Giada mescola la polenta bene in fondo, amore, devi sempre sentire il fondo, eh? Eh sì, infatti è Stai attenta a non bruciare. Molto difficile. Qui sul tavolo, lì c'è Gabriele che fa i compiti, che finisce i compiti. Io vado avanti con la preparazione dei panini. La polenta è pronta, il sugo anche, i panini devono fare la seconda lievitazione
Adesso noi ceniamo e poi vi faccio vedere la seconda, cioè quando li inforno, cosa faccio prima di infornarli e poi quando sono cotti. Adesso con un pennellino ho mischiato acqua e olio e vado a spennellare i panini e così poi li inforniamo. One, two.